del tecnico, coinvolgendo i comuni dei territori interessati al tracciato e i tecnici dei comuni. Nell'attesa, siccome il tempo si prolungava, il comitato, che non riesce a stare fermo in questa angoscia, per fortuna ci passiamo la palla tra Mario e me, quando uno sta tranquillo l'altro si deposisce e alla fine qualcosa tiriamo fuori, abbiamo fatto una serie di comunicati che hanno fatto un pochino da, come dire, da moscacocchiera anche al comune, non al comune, alla provincia, tanto è vero che la provincia ci ha detto ma eravamo d'accordo che comunque avremmo operato, non c'era bisogno di... abbiamo detto, siamo dei molesti, lo sappiamo, per una buona causa sopportateci come siamo. E questo qui è il resoconto di quello che ha fatto il comitato e di dove è riuscito a portare la propria istanza, come la documentata, fino al 21 di gennaio. Adesso ripasso la parola ad Amalia, che gestisce questa riunione e ci dice come andiamo avanti. Allora, mi è arrivata una lettera oggi proprio, era verso l'una, un'email di Franco Capponi, del presidente della provincia, che mi diceva: a seguito del nostro incontro dello scorso 22 gennaio e della sua mail del 25 gennaio, ritengo opportuno aggiornarla personalmente sui passi fatti nei giorni scorsi verso terra in merito alla questione dell'elettrodotto. Come già comunicato verbalmente dal dottor Sensini, ho incontrato mercoledì scorso i tecnici di terra, componenti per il progetto, ai quali ho nuovamente e fortemente sottolineato la delicatezza del tema, evidenziando i danni incalcolabili che il paesaggio dell'elettrodotto arrecherà al territorio interessato. Ho insistito sul fatto che la soluzione vada ricercata tra quelle che comportano il minor danno possibile all'equilibrio socioambientale del territorio e le scelte che verranno fatte dovranno essere condivise da tutti gli interessati. In particolare ho chiesto che si riparta da zero, sottoponendo più percorsi alternativi e le relative opere di compensazione ambientali dovranno anch'esse rientrare tra i temi del tavolo di concertazione e condivisione. I tecnici di Terna, che hanno dimostrato sensibilità e attenzione e si sono impegnati ad approfondire più soluzioni di tracciato da sopportare la nostra attenzione, mi auguro di aver presto altre notizie e non appena mi sarò fornito quanto richiesto provvederò a convocare il tavolo tecnico per la valutazione delle proposte ricevute. Queste sono le ultime notizie della provincia. A questo punto ripasso la parola a Franco che ci documenta su un'iniziativa che ha preso il comitato. Allora, vorrei fare appena appena una considerazione, non un commento, che su quello che è arrivato oggi, quindi non siamo preparati perché mentre stavamo lavorando un'altra cosa è apparsa una lettera di Capponi e la posso leggere solo che in maniera positiva. Primo, perché confermo l'indiscrezione, la confermo ufficialmente, è firmata personalmente da lui, e utilizza l'email Franco Capponi, presidente provincia, non quella vaga provincia di Macerata, presidenza provincia, è proprio Franco Capponi che risponde ad Amalia Albini sull'argomento che Amalia gli ha portato e dice che sta operando fattivamente tenendo conto di tutte le nostre argomentazioni. Sappiamo per un'indiscrezione che buona parte di quel materiale che abbiamo portato in provincia è stato utilizzato come supporto all'incontro che c'è stato tra Capponi e i tecnici della provincia e anche il finale della foto eccetera è stato utilizzato, la foto a colori è stato utilizzato per far capire a questi signori che era un'evidente assurdità che loro insistessero ancora su un territorio che la regione, la provincia, gli abitanti ritengono un asset, un valore prezioso che non può essere sprecato. Quindi lo prendiamo come un fatto veramente positivo e come un risultato concreto che in qualche modo la nostra operazione, il consenso di tutti, ha raggiunto. Devo a questo punto fare una minuscola parentesi, l'onorevole Luisa Santorini vuole essere presente, ha telefonato un'oretta fa, ha detto che purtroppo era in aula per votazioni e quindi non ce l'ha fatta arrivare, ma confermo.
per aiutarci per questo percorso. Saluto a tutti, si dispiace di essere presente, era mio impegno dirlo. Poi c'è un attimo diverso da quella forse troppo seria storia che abbiamo fatto fino adesso. Questa vicenda ha toccato, il caso Belforte, chiamiamolo così, la sensibilità di una fascia di persone che pensavano distratte su questa cosa, che sono i giovani, e un gruppo di ragazzi che hanno interesse e l'amore per Belforte, perché ci hanno casa alle sode anche loro, ha voluto utilizzare le loro competenze informatiche per fare un filmato su questa storia. Il filmato parte dai dati concreti che sono quelli dello studio del ufficio tecnico, quindi la superstrada, cioè i pesi veri, però loro l'hanno saputa trasformare in un linguaggio di comunicazione molto diverso da quello per esempio della mia generazione. L'hanno messo su YouTube, è stato il primo, dopo il primo giorno c'erano 350-400 contatti. Ora vi proiettiamo questo filmato e abbiamo avuto questa idea, e io spero di avere l'approvazione del Comune e l'appoggio del Comune di Coldiretti. Abbiamo pensato che può diventare non un episodio singolo, ma siccome appena questo fatto è partito è stato raccolto da altri giovani di qui e anche fuori di qui, abbiamo pensato di istituire una specie di concorso per raccogliere su questo sito, sull'argomento Belforte, ma anche sull'argomento comunque ambiente, tutti i contributi che questi giovani vorranno darci. E poi, a un certo punto, trovare una giuria, e già selezionando persone sicuramente di livello, giornalisti, giornalista RAI, giornalisti specializzati in ecologia e in ambiente, per premiare questo fatto. E se la cosa funziona potrebbe diventare un appuntamento periodico che può tornare solo a beneficio di Belforte e dell'ambiente, invece di dire facciamo la solita sagra, che ne so, della castagna e della arancia, facciamo un appuntamento che è culturale, che è rivolto ai giovani e che è aperto a un tema che secondo me dobbiamo avere tutti quanti a cuore, quello che è la tutela e la salvezza del nostro territorio.